La campagna elettorale per le regionali entra nel vivo. La Lega fa il punto sulle ultime vicende in Irpinia. Dopo il rogo ai CS, il Carroccio presenta due interrogazioni in Parlamento. Ma cosa sarebbe successo al pronto soccorso già intasato se si fossero registrati feriti? L'interrogativo attraversa gli interventi di Dei Concili, Smorano, Bimonte e Venezia. Il responsabile provinciale ai nostri microfoni. Bisogna prestare molta attenzione per evitare che, oltre al danno dovuto a questo piccolo disastro ambientale che si è avuto in questa provincia, si dovesse avere la beffa di una serie di problematiche per chi produce sia a livello privato che a livello industriale, professionale nell'area. Il consigliere regionale Enzavaia una settimana fa ci disse che forse noi ci lamentavamo del criterio della nomina di Pizzuti perché non conoscevamo bene quali fossero i criteri utilizzati dalla regione per le nomine dei manager. Beh, comincio a immaginare che forse questi criteri li sto cominciando a capire. Caso a parte, le seggiovie dell'Aceno. I fondi ci sono? Sì, no, forse. E il sindaco di Cassano dice la sua. Non ha fiducia che Demita e De Luca possano riaprire le seggiovie? Beh, io dico che se le seggiovie saranno riaperte, non saranno riaperte né da De Luca né da De Mita, ma perché arriverà un finanziamento governativo. Questo è, non è una cosa che attiene. Io non escludo il finanziamento, però escludo che si vogliano mettere appiccicare degli adesivi. Possano arrivare, ma se arriveranno, non arriveranno alla Regione Campania e non arriverà dal progetto pilota. Il dato molto grave è che il progetto pilota si chiamava progetto pilota perché noi in queste aree avremmo dovuto sperimentare un percorso. La strategia nazionale per le aree interne ha individuato varie aree. La Regione Campania aveva individuato quattro aree. Cosa si è sperimentato? Nulla, ad oggi siamo a zero.